Ah, ti dicendo, adesso io non ho neanche esaminato, non sono più a Tutesini sicuramente. Potete darcelo, se sì, possibile. Lei ha voglia, Presidente, di commentare il numero di ricorsi, se lo aspettavano? Sì. Ma allora, commento, era nell'aria che i ricorsi sarebbero arrivati, questo non c'è ombra di dubbio sicuramente. Mi aspettavo qualcosa meno perché essendo in atto un'inchiesta giudiziaria, anche credo che una riflessione degli ex consiglieri sicuramente me l'aspettavo, insomma. Anche perché più che altro sono un po' così amareggiato, perché credo che tutti non si rendono conto oggi cosa c'è sull'opinione pubblica, le persone in difficoltà col lavoro che devono campare con 400 euro al mese. Credo che anche gli ex consiglieri, se rispettavano, diciamo, quello che abbiamo approvato, non è che rimanevano senza soldi, insomma. Questo sì. Questo me lo sento di dire, perché io giro il territorio e girando il territorio tutte le persone che incontro mi stimolano a resistere, mi stimolano ad andare avanti, mi stimolano a fare a far rispettare, diciamo, quella legge che abbiamo approvato in luglio con l'interpretazione autentica e con il valore attuale medio, applicando una curva di tassi che si aggira dal 2% al 3,5-3,8% sul tasso di sconto, perché credo che l'interpretazione autentica che abbiamo fatto riguarda più che altro questo, sulla percentuale del tasso di sconto e non tanto per quanto riguarda l'aspettativa di vita. Allora, un po' di tristezza sicuramente posso dirla sinceramente, questa ce l'ho.